piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di domenica, giornata corrispondente al sole, come si evince ancora dal termine inglese Sunday, quindi giornata di pienezza, di massima realizzazione, giornata di gioia, ma una giornata particolarmente importante ancora per i segni d'acqua. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, domenica 10 settembre 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi e via via di seguito come queste si esprimono per ciascun segno zodiacale, ti ricordo come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica. E se ti fa piacere anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Inoltre ora è anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi, per così dire, generalisti, riferiti cioè alla posizione del Sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore al rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, il rapporto con l'eventuale partner, il rapporto con le figure amiche, il rapporto con i parenti, il rapporto con i genitori, con i figli, il rapporto con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la casa, i trasferimenti, i trasporti, la fortuna, lo studio, lo sport, ogni aspetto che sia per te importante, richiedendo appunto un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online, on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo di far tue queste modalità di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questo oroscopo, che sono appunto la base di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ma entriamo nel vivo. Giornata, diciamo, ancora importante per i segni d'acqua. Presenza ancora appunto della luna nel segno del cancro si fa sentire marcatamente per i nati l'ultima decade, così come per i nati l'ultima decade di scorpione e pesci. È una luna che, fra virgolette, subisce anche l'interazione in un certo qual modo sia di Saturno che questa contrapposta energia plutoniana. Quindi un'energia un po' delicata, un'energia sì acquosa, ma anche orientato verso una profondità ancora maggiore, quindi questa percettività, questa sovrasensibilità, questo senso quasi paranormale in un certo qual modo, queste sensazioni che diventano quasi intelligibili nonostante ad altri attorno potrebbero risultare del tutto oscure, fra virgolette. Quindi sicuramente positivo questo senso più che mai profondo appunto per il cancro stesso, scorpione e pesci dell'ultima decade, ma c'è appunto questa sorta di limitazione in un certo qual modo, questo senso magari di quasi trasformazione che vada al di là di ciò che veramente può essere intelligibile un po' per tutti, ma anche per il cancro stesso. Per quanto riguarda la posizione un po' così fastidiosa della luna di oggi, va via via a farsi sentire sempre meno per i nati la prima e la seconda decade del contrapposto segno del Capricorno, nonché per i nati prima e seconda decade di Ariete e Bilancia, che hanno comunque una buona ripresa a livello emotivo, mentre appunto quest'oggi questa luna potrebbe farsi sentire per l'ultima decade di questi segni, ripeto, Capricorno, Ariete e Bilancia. Buona sempre la posizione per i segni di terra del Sole, la posizione stazionaria per il momento appunto nel segno della Vergine, per la Vergine stessa, per i nati della seconda decade, così come nati della seconda decade di Torre Capricorno, con questo effetto stabilizzante, questo effetto equilibrante e quasi pragmatico nel modo di gestire il proprio tenore energetico, le proprie forze. Anche dal punto di vista mentale c'è un buon equilibrio sempre per questi segni, nati della seconda decade di Toro, Capricorno e soprattutto Vergine, il cui segno si trova
il governatore Mercurio, che seppure ancora rallentato nel suo incedere nella volta celeste, riesce comunque ad aiutare a magari rivedere certi punti di un progetto, di un certo intento, privato o professionale che sia, con notevole minuziosità, con notevole attenzione, però appunto, ripeto, con questo senso comunque rallentato. Energie planetarie che appunto risultano sia per quanto riguarda il Sole che Mercurio, questa compagine un po' fastidiosa ancora per il contrapposto segno dei Pesci della seconda decade, nonché per i nati sempre seconda decade di Gemelli e Sagittario. Sentimenti ancora molto appassionati, molto focosi, molto coinvolti per i nati della seconda decade appunto dei segni di fuoco, Leone in particolare, a cui appunto appartiene questa presenza venusiana, nonché per i nati appunto seconda decade di Ariete e Sagittario. Ancora qualche momento viceversa di alterazione in questi rapporti per i nati della seconda decade rispettivamente del contrapposto segno dell'Acquario, Toro e Scorpione. Ma entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete, pian pianino ripresa per quanto riguarda la tua emotività, si prefigura almeno se appartiene alla prima e alla seconda decade, viceversa per i nati l'ultima, qualche momento di non perfetto buon umore potrebbe ancora farsi sentire, considerata appunto questa presenza della luna di oggi. Buona amministrazione, buona centralità per quanto riguarda la tua forma generale, seppure magari con un senso di maggior, parola strana per te, prudenza nel modo di porti. Particolarmente se appartiene alla prima decade potrebbe risultare molto indicato questo tipo di atteggiamento, considerata la presenza del Marte che ti governa ancora alquanto fastidiosa. Nei momenti di tempo libero puoi dare pieno sfogo, piena attenzione ai rapporti a cui maggiormente tieni, soprattutto il rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, la possibilità di coltivare con un modo fascinoso un nuovo rapporto, soprattutto se appartiene alla seconda decade, considerata appunto questa presenza di Venere che continua veramente a offrirti tutta la sua protezione in questo senso. Per quanto riguarda la tua attitudine più concretizzativa e più coerente, in un certo qual modo puoi essere maggiormente lungimirante se appartieni alla seconda decade, con questa capacità tutto sommato anche di, non dico rallentare il tuo incedere, ma dare più peso a ciò che già conosci. Per te, costante e coerente Toro, il desiderio di impiegare il tempo libero che puoi avere a disposizione della giornata di oggi per motivazioni costruttive e strutturanti potrebbe farsi sentire in maniera abbastanza marcata. Non mancano momenti in cui puoi dare ascolto a questa sorta di vocina interiore, questo senso di dare peso a delle sensazioni che potrebbero essere molto finalizzate, molto importanti in un senso costruttivo per i tuoi intenti. Quindi momenti di tempo libero in cui viaggi in un certo qual modo sotto la superficie delle cose per trarne una sorta di giovamento. Buona l'analisi che riesci a fare anche di queste sensazioni che ti pervengono se appartiene alla seconda decade, con un senso magari rallentato nel tuo incedere, nel tuo progredire, nei tuoi progetti, ma che risulta comunque funzionale per magari un po' più là nel tempo giungere a quegli obiettivi che ti eri prefissato e prefissato già tempo addietro. Buona la forma generale, sempre se appartiene alla seconda decade, e anche capacità di ben armonizzarti, almeno se appartiene alla prima decade, con le persone che ti sono maggiormente vicine. Soltanto se appartiene alla seconda decade, certi tuoi atteggiamenti nei confronti di chi ti vuole e che ti ama potrebbe risultare un po' fuori luogo, dando spazio così a certi atteggiamenti che potrebbero risultare così controproducenti per il vostro rapporto. Continuiamo con te, frizzante e intelligente Gemelli. Continuano le giornate un po' particolari per te, in cui rispetto al consueto ti senti maggiormente coinvolta e coinvolto nelle diverse situazioni, nei rapporti che ti ritrovi a vivere, specie se appartieni all'ultima decade. Questa presenza della luna di oggi, infatti, è come se ti portasse in un territorio un po' inesplorato, in cui potresti trovarti anche, perché no, un po' sfasato e sfasato rispetto a quel bisogno di centramento che normalmente ritieni di
voler avere. Quindi giornata un po' particolare, giornata di tempo libero in cui non tutto ciò che cogli delle situazioni che ti ritrovi a vivere viene esattamente da te così tradotto in termini del tutto comprensibili per te. Tanto più se appartiene alla seconda decade, considerata questa presenza di Mercurio ancora un po' fastidiosa, questo Mercurio che ti governi, che è come se ti inducesse a fare un po' fatica nella tua concentrazione, nel tuo esprimere in maniera compiuta, dialettica e comprensibile quelli che sono i tuoi punti di vista. Quindi giornata un po' delicata anche per quanto riguarda la tua forma generale, con una buona energia se appartieni alla prima e all'ultima decade, ancora in leggero calo questo senso di fiacchezza possibile se appartieni alla seconda. Per te sensibile ed emotivo Cancro, ancora una giornata decisamente interessante, importante, soprattutto se appartiene all'ultima decade. Nei momenti di tempo libero è come se riuscissi a dedicarti con piacere, con buona soddisfazione a situazioni che magari non hanno una loro fisicità, non hanno un loro costrutto vero e proprio, ma che ti consentono però di stare bene e viaggiare in una dimensione quasi sovrasensibile, quasi impercettibile, quasi veramente astratta, ma non per questo meno importante per te. Considera appunto questa presenza della luna che ti governa nel tuo segno, che viene ulteriormente rinfrancata da questa posizione importante di Nettuno. In un certo qual modo potresti essere comunque preparato, anche preparata a mettere in dubbio certi punti fermi, certe strutture già consolidate che grazie a questo tuo approccio diverso rispetto alle persone che ti sono vicine, magari rispetto anche al tuo solito, riesce così a dare una rivoluzione, riesce a dare una sferzata di diversificazione rispetto appunto a certi punti fermi che magari erano per te imprescindibili per questo momento. Quindi una giornata un po' particolare, una giornata di intensità che riesce anche a mettere in dubbio certi tuoi punti fermi. Proseguiamo con te, maestoso e carismatico Leone, buone energie in campo che ti spingono anche nella giornata di oggi, nei momenti di tempo libero che puoi ritrovarti a vivere, verso direzioni più impalpabili, più astratte, più inconsce in un certo qual modo, magari a cui non sei eccessivamente avvezzo, che possono risultare sicuramente molto stimolanti per te. Nei momenti di tempo libero puoi anche desiderare, se appartiene alla seconda decade, di indirizzare le tue energie in maniera un po' più costruttiva, non per forza per svagarti in maniera fine a se stessa. Quindi in un certo qual modo certe situazioni che possono essere istruttive e costruttive potrebbero essere più che mai al centro della tua attenzione. Buona forma generale se appartiene alla seconda decade, ma è soprattutto la vita più intima e personale, il rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, o la possibilità di partire veramente con grande enfasi con un nuovo rapporto che si fa sentire in maniera decisamente marcata grazie alla favorevole posizione di Venere che continua nella sua presenza nel tuo segno a farsi sentire, soprattutto se appartieni alla seconda decade. Buona capacità di essere il trait d'union, il gruppo di persone con cui interagisci, se appartieni alla prima decade, con una capacità veramente mediativa più che mai forte, più che mai spiccata, che non può che fare piacere a te e a chi interagisca con te. Per te metodica e razionale Vergine, tempo libero da indirizzarsi anche in un modo, per così dire, istruttivo nella giornata di oggi, particolarmente se appartiene alla seconda decada, hai un buon tenore energetico grazie al sole costantemente presente nel tuo segno e a questa presenza del Mercurio che ti governa, che seppure ancora non al top delle sue energie, ti consente veramente di essere più che mai metodica, metodico, minuzioso e minuzioso nelle tue analisi, veramente funzionali, magari anche qualche progetto del tempo libero, qualche senso riorganizzativo dei tuoi spazi che sono così importanti per te. Non mancano momenti comunque di svago, di intensità, di passione, di lasciarti andare a questo tipo di sensazioni se appartieni alla seconda decade, grazie a questo costante favore di Venere. Soltanto se appartiene all'ultima, questo senso emotivo che può essere così importante nella giornata di oggi potrebbe portarti in territori che non ti sono ben nitidi, non ben intelligibili, quindi coinvolta e coinvolto sì, ma magari in direzioni che potrebbero risultare quasi quasi un po' troppo profondi anche per i tuoi gusti. Forma generale comunque ottimizzata per ottenere anche passo dopo passo degli obiettivi che sono alla tua portata con ancora maggior facilità rispetto al consueto. Continuiamo con te, estetica e creativa Bilancia, buona ripresa per quanto riguarda il tuo
umore, almeno se appartiene alla prima e alla seconda decade. Viceversa, per i nati l'ultima, continua a farsi sentire ancora quest'oggi questa presenza lunare un po' fastidiosa, che è come se riuscisse ad alterare non soltanto il tuo umore, ma il tuo consueto modo di porti in maniera lineare, in maniera diretta nei confronti di chi ti è vicino. Decisamente più equilibrata, parola magica per te, la situazione se appartiene alla prima decade, grazie a questa costante presenza di Marte nel tuo segno, che ti dà veramente gli strumenti giusti per agire, per muoverti, per procedere, creando tu stessa e tu stesso armonia nei rapporti con cui esprimi in maniera anche, perché no, creativa e artistica. Quindi anche interazioni che puoi avere nei momenti di tempo libero riescono a essere più che mai non soltanto all'altezza delle tue aspettative, ma anche di quelle di chi ti è vicino, che veramente ha veramente il piacere di poter interagire in un senso sereno, in un senso positivo per te. Comunque, per quanto riguarda la vita più intima e personale, buone energie anche se appartiene alla seconda decade, con questa presenza di Venere che ti consente più che mai di ben armonizzarti con intensità, coinvolgimento, con coloro che sono importanti per te. Per te strategico e inconscio Scorpione, continuano i momenti decisamente intensi, coinvolgenti, che vadano veramente al di là di quanto già tu normalmente non sia abituato, soprattutto se appartiene all'ultima decade. Questa particolare energia della luna di oggi, che viene rafforzata dalla contemporanea presenza di Nettuno, è come se ti portassi in quei territori inconsci, percettivi, sovrasensibili, in cui sguazzi veramente pienamente a tuo agio, con ancora maggior enfasi, maggior possibilità di trarre certi stimoli, certi spunti che magari le persone attorno a te sfuggono clamorosamente. Quindi giornata tutt'altro che noiosa, giornata in cui ti senti comunque ben centrato e centrato, soprattutto se appartieni alla seconda decade, con questo sole decisamente favorevole, e anche continua a non mancare l'aspetto più raziocinante, con questo senso analitico, anche nei momenti di tempo libero, nei progetti magari della tua vita privata, che sempre se appartieni alla seconda decade vengono sviscerati e sciorinati in maniera più che mai appunto minuziosa, precisa e veramente finalizzata a un certo tipo di ottenimento di risultato. Soltanto per quanto riguarda la vita più intima e personale, buoni equilibri per i nati la prima decade, ancora ottimale la situazione per i nati l'ultima, soltanto qualche momento così di possibile incomprensione per i nati la seconda decade. Andiamo avanti con te, ottimista e avventuroso Sagittario, energie in campo ancora abbastanza particolari, che è come se ti inducessero nella giornata di oggi, nei momenti di tempo libero, a prenderti dello spazio tutto per te, senza voler interagire in maniera eccessivamente attiva con le persone, le situazioni che ti vengono sottoposte. Dal punto di vista emotivo è come se subentrasse in te ancora questa sorta di insolito fascino per momenti già vissuti, anziché quell'attitudine così protesa verso le novità che sono alla tua portata. D'altro canto, dal punto di vista della forma generale, soprattutto se appartiene alla seconda decade, potresti sentirti ancora non proprio del tutto in forma. Decisamente migliore la situazione se appartiene alla prima e all'ultima decade. Anche nel tuo modo dialettico, nel tuo modo di interagire con le persone che ti sono vicine, sempre se appartiene alla seconda decade, certi tuoi atteggiamenti un po' troppo eccessivamente critici potrebbero emergere, considerata appunto questa presenza ancora un po' fastidiosa di Mercurio. Decisamente più equilibrata la situazione se appartiene alla prima e all'ultima decade. Soltanto sul fronte più affettivo, più di spontaneità, positiva la presenza di Venere, sempre se appartiene alla seconda decade, a patto appunto di tenere a bada quel tuo lato appunto più razionale. Per te, pragmatico e concreto Capricorno, graduale ripresa per quanto riguarda il tuo umore, almeno se appartiene alla prima e alla seconda decade. Viceversa, per i nati l'ultima, si fa sentire quest'oggi questa presenza un po' destabilizzante della luna, in grado di alterare il tuo umore, il tuo modo di porti un po' così fastidioso anche nei confronti di chi ti è vicino e a cui maggiormente tieni. Decisamente migliore la tua comunicatività, la tua dialettica, seppure magari un po' ristretta, per così dire, se appartiene alla seconda decade, grazie a questa presenza di Mercurio che, seppure non al pieno delle sue energie, ti consente comunque di procedere con quel metodo, con quel senso della misura che ti è proprio, ancora più marcato rispetto al consueto. Anche nel modo di gestire le tue energie, il tuo tenore energetico,
pronostico sempre positivo alla presenza del sole se appartiene alla seconda decade, che ti consente anche nei momenti di tempo libero della giornata di oggi di procedere per gradi senza strapazzarti, senza lasciarti andare a momenti di eccesso che appunto non fanno assolutamente parte di te. Questo riesce ad essere molto importante, soprattutto se appartiene anche alla prima decade, considerata questa presenza un po' fastidiosa di Marte, che è come se potesse indurti a non essere così equilibrato nel modo di gestire il tuo tenore energetico, le tue forze. Andiamo avanti con te, frizzante e anticonformista Acquario, ancora una giornata in cui nel tempo libero puoi dedicare il tuo tempo dando ascolto, dando attenzione non soltanto alle persone amiche che sono così importanti per te, ma anche alle figure care, coloro che fanno parte un po' di quella tua base di esistenza in un certo qual modo, a livello familiare, a livello di radici che magari normalmente non tieni in debita considerazione. E questo oggi magari possono essere da te favorevolmente e piacevolmente coltivate. Forma generale nella media e capacità di interagire in un senso più che mai attivo, in un senso creativo, in un senso armonizzante con persone e situazioni, soprattutto se appartiene alla prima decade. Considerata questa spinta positiva di Marte che ti consente veramente di adoperarti con quel senso che ti è proprio di azione diretta, azione semplice, azione sciogliativa per così dire, di eventuali tensioni con molta più facilità addirittura rispetto al consueto. Soltanto per quanto riguarda la vita più intima personale, se c'è già una buona ripresa per i nati la prima decade, ancora un buon equilibrio per i nati l'ultima, una Venere ancora un po' fastidiosa continua a farsi sentire, almeno se appartieni alla seconda decade. Concludiamo con te, fantasioso e profondo Pesci, più che mai nella giornata di oggi, particolarmente se appartiene all'ultima decade, quel tuo lato più quasi sovrasensibile, quasi percettivo, risulta infatti più che mai enfatizzato, quindi nella tua capacità di andare oltre l'apparenza delle situazioni, traendone dei messaggi, traendone degli spunti che magari possono essere per te intelligibili, mentre per nulla alle persone che ti sono vicine. Forma generale in graduale ripresa, se appartiene alla prima decade, ancora un buon equilibrio se appartiene all'ultima, mentre per i nati la seconda continua a farsi sentire questo effetto un po' leggermente fiaccante del sole. Anche per quanto riguarda la tua concentrazione, la tua dialettica, il modo di esprimere i tuoi punti di vista, continua a farsi sentire questo senso magari eccessivamente critico, anche senza un motivo ben apparente, se appartiene alla seconda decade, con una tendenza, fin tanto che viaggi su un piano razionale, a non essere così morbido, così accattivante come di consueto. Per quanto riguarda la tua capacità di concretizzare, di dare struttura, di dare forma ai tuoi progetti in maniera più che mai concreta e costruttiva, anche al di là del tuo standard abituale, sempre favorito se appartieni alla seconda decade, anche nei momenti più sciolti di tempo libero. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove, come di consueto ti ricordo per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a poter produrre contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e se ha piacere anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi, abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonata e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti, riferiti cioè alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, rapporto con i genitori, con i figli, rapporto con gli altri elementi della famiglia, rapporto con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, i traslochi, i trasferimenti, i viaggi, lo studio, lo sport, ogni aspetto che sia per te importante, richiedendo appunto un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che troverai portate nel mio astroblog.
blog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online, on demand astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo di appunto far tue queste modalità di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono appunto la base di questa meravigliosa mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale a domani, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!